Allora, verifichiamo la modulazione di ampiezza. Sopra abbiamo il modulometro che segnala la percentuale di modulazione e sotto abbiamo in basso a destra l'amperometro che mi misura la corrente assorbita dal trasmettitore. Sono con il carrier al minimo. Vediamo che i picchi della corrente sono positivi, perciò la corrente aumenta. Olà. Olà. E giustamente anche il modulometro mi segnala la modulazione. Adesso alzo il carrier al massimo. Sono con il carrier al massimo. In questo caso vediamo che la modulazione sul modulometro c'è sempre e sotto l'assorbimento di corrente a picchi negativi, perciò la corrente diminuisce. Hola. Hola. Adesso proviamo a portarlo a un valore intermedio. Penso di bloccarmi a questo valore qui. Vediamo se può essere la corrente positiva e anche la modulazione esserci buona. Hola. Hola. In questo caso il carrier è messo a 25. Grazie ancora dell'attenzione. IW3 IDZ Vladimiro Mestre.